Il prossimo sindaco di Pescara sarà della Lega, così invece di contestare il decreto sicurezza lo applicherà. Il centrosinistra continuerà a festeggiare il suo secondo posto in tutte le regioni d'Italia. Qui chi ha perso è la sinistra. Possono inventarsi anche 38 liste civiche, ma se perdono ugualmente vuol dire che hanno governato male. Nessuna analisi sociologica, nessun volo pindarico di opinionisti o giornalisti, nessuna dietrologia putiana o trampiana. Per il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivato tra ali di cittadini prudenti a Palazzo Silone, sede della giunta regionale, i cittadini ci hanno votato perché sappiamo fare le cose. Un Salvini rilassato, soddisfatto, orgoglioso, quello che oggi pomeriggio all'auditorium colmo di simpatizzanti, votanti e candidati ha voluto condividere la gioia di un risultato straordinario per la Lega che ne Abruzzo ha preso il 27%, ha ribadito, e non c'è altro da aggiungere. Ora però le promesse vengano mantenute, questa è la determinazione di Salvini, che suona quasi come un monito per chi siederà sui banchi del Consiglio regionale. Mi aspetto una giunta che nasca velocemente, voglio consiglieri e assessori al più presto davanti al computer, ha detto, e l'invito pressante, quasi un ordine, tenetevi il programma elettorale sul comodino, come faccio io, e attuatelo punto per punto, eliminando le varie voci a mano che verranno realizzate. E quindi mi aspetto una giunta di persone concrete che nasca in fretta, senza mezza riga sui giornali perché ci sono degli uffici da riaprire, degli armadi e delle finestre in cui far entrare aria aperta. Il passato è chiuso, chiudiamo con le polemiche del passato, non mi interessa chi c'era prima e cosa non ha fatto chi c'era prima, perché il responso l'hanno dato gli abruzzesi. Poi la stoccata al centro-sinistra, evidente riferimento allo sconfitto Giovanni Legnini, che lo ha preceduto con una conferenza stampa un'ora prima a Palazzo Silone. Mi fa piacere che però ci sia gente contenta, perché il cuor contento allarga i sorrisi, quindi se il PD anche in Abruzzo ha festeggiato il secondo posto, mi auguro che festeggi il secondo posto anche in tutte le altre regioni che andranno a votare nelle prossime settimane. Va bene così. Governavano il Molise e adesso ci siamo noi, governavano il Friuli, adesso ci siamo noi, governavano a Trento, adesso ci siamo noi, governavano a Bolzano, adesso ci siamo noi, governavano in Abruzzo e adesso ci siamo noi. Loro festeggiano, noi prendiamo i voti e lavoriamo. Un voto abruzzese per gli abruzzesi, la promessa di Salvini. Ribadisco che è un voto abruzzese per gli abruzzesi. E quindi non ci sarà nessun tipo di ripercussione sul governo, l'ho ribadito oggi sia a Giuseppe Conte che a Luigi Di Maio, le scelte dei cittadini di L'Aquila, di Teramo, di Chieti, di Pescara rimangono qua, noi a Roma abbiamo un lungo elenco di cose da fare, di impegni da mantenere e questo lo porteremo avanti per i prossimi 5 anni, nessuno riuscirà a usare il voto dell'Abruzzo per farci fare polemiche. Infine ritorno a Roma, dove l'aspetto una puntata nello studio di Vespa, Porta a Porta. Andremo in onda, detto, dopo il commissario Montalbano, che questa sera salverà 2 barconi di migranti. Io invece ho un impegno preciso, rimandare da dove sono venuti i 2 barconi che proprio in queste ore si avvicinano all'Italia. Andiamo in onda dopo il commissario Montalbano, che va a soccorrere un barcone di immigrati.